nostro cammino, in compagnia di Santa Faustina e la misericordia è divina nella sua anima, che diventa anche un'esperienza per noi, per vivere con maggior frutto quanto il Signore vuole donarci. Noi leggiamo il testo di Sor Faustina in modo quasi continuo, perché se dovessimo fare una sintesi tematica potremmo sintetizzarlo in tre grandi blocchi: la misericordia, la conversione e il culto alla Divina Misericordia. Capite che alla fine ripetiamo più o meno sempre le stesse cose, non perché il testo sia ripetitivo, perché una volta enucleato nella sua essenza tu puoi fare tante variazioni sul tema, ma rimane quella la partitura. La lettura del testo di Sor Faustina ci permette di affrontare anche delle pagine e un modo di vivere e di narrare l'esperienza cristiana che non è comune ai nostri giorni, perché noi viviamo un'esperienza di vita cristiana attualmente particolarmente orizzontale, molto incline al fare. Ecco, Sor Faustina ci aiuta a rimettere la barra al centro. Ciò che conta è ciò che Dio fa nella nostra anima, e ciò che Dio fa nella nostra anima diventa il motore di un agire cristiano nuovo, efficace. Senza questo motore il nostro agire cristiano diventa, potremmo dire, filantropia, potrebbe essere semplicemente un volontariato. Noi dobbiamo avere una forte e una solida struttura mistica se vogliamo essere realmente discepoli del Signore. La mistica non è un dono semplicemente di alcuni nella loro forma più classica, ma è un modo di parlare, di vedere le cose della fede con un linguaggio un po' particolare. Noi abbiamo lasciato Sor Faustina nel primo quaderno al numero 84. Faccio una piccola sintesi dei 10 numeri perché vorrei affrontare con voi dal numero 95-97. Perché? Dal numero 84 fino al numero 94 abbiamo alcune cose interessanti, ma su cui possiamo non soffermarci in modo così preciso, perché dal numero 84 fino all'esposizione della spiritualità dei voti, cioè il numero 93, si incomincia a parlare del culto alla Divina Misericordia, della volontà del Signore di che sia dipinto una sua immagine, quando deve essere fatta la festa dopo la celebrazione della Pasqua, chi è chiamato in modo particolare a operare e a soffrire per la diffusione della Divina Misericordia, Sor Faustina e il suo confessore, e qualche tratto particolare che questa sacra immagine dice, in modo particolare il ritornello: sono re di misericordia. Ecco allora che in questi 10 numeri si parla in modo approfondito dei raggi che escono dal cuore del Signore. Poi Sor Faustina
al numero 93 parla dei voti che lei deve fare e i voti religiosi e qual è la spiritualità dei voti. Poiché sono belli così come sono scritti, li lascio alla vostra meditazione. Leggeteli anche se voi non siete religiosi, ma vi dà l'idea di una radicalità della vita evangelica. Quello invece su cui ora ci soffermiamo è il numero 95, che è chiamata così: una più approfondita conoscenza di Dio e il terrore dell'anima. Ecco, in queste serate, i prossimi lunedì, noi affronteremo quello che tradizionalmente si chiama una ascesi interiore, una purificazione interiore, i tre gradi della vita spirituale. E ovviamente si deve partire dalla conoscenza di Dio, conoscere Dio. Voi conoscete Dio? Sì, il vostro silenzio mi dice di sì, io sono particolarmente felice di questa vostra conoscenza e sono anche felice di ascoltare quanto voi vorrete comunicarmi della vostra conoscenza di Dio. Conoscere Dio, mica è una cosa da poco. Conoscere Dio non basta dire l'ho sentito nominare, più o meno so la sua storia, più o meno so come funziona. Qui si tratta di un'intimità, si tratta di un legame particolare. Dice il testo, primo quaderno, numero 95. In principio il Dio si fa conoscere come santità, giustizia, bontà, cioè misericordia. Questa prima proposizione potrebbe avere due letture. La prima, santità, giustizia sono distanti, o meglio, sono distaccati dalla bontà che è misericordia. Oppure il termine misericordia legge e ha dentro di sé la santità, la giustizia e la bontà. Personalmente sono molto favorevole a questa seconda versione. La misericordia di Dio è santità, giustizia e bontà. L'anima, dice Sor Faustina, non conosce tutto, cioè ad un tratto, ma in singoli momenti, fra i lampi, cioè negli incontri con Dio. Ah certo, pensate se Dio a un certo punto in tutta la sua essenza si rivelasse al vostro parroco, che si ritroverebbe disteso per terra in un colpo, perché non è proporzionato a conoscere Dio. Pensate che in paradiso noi per vedere Dio, quindi per conoscerlo, abbiamo bisogno di una marcia in più che non viene da noi, ma viene da Dio, che si chiama Lumen Gloriae, la luce della gloria. E solo la luce della gloria fa sì che il mio povero intelletto non impazzisca. Pensate qui in terra conoscere Dio tutto intero. E allora Sor Faustina dice no, non lo possiamo conoscere tutto subito, ma a lampi. Quanto dura un lampo? Brevissimo. Tu lo vedi sfrecciare in cielo. E quelle piccoli, potremmo dire, incontri che Dio fa. Quello che noi possiamo chiamare le annunciazioni quotidiane. Dio si fa presente nella mia storia quotidiana, nella mia giornata, passo per passo, goccia per goccia.
Il problema è riconoscerlo. E questi non durano a lungo, dice Sor Faustina, poiché non sopporterebbe quella luce. E allora da dove io posso conoscere Dio? Innanzitutto nella preghiera. Durante la preghiera l'anima percepisce un lampo di tale luce che le rende impossibile pregare come ha fatto fino allora. Allora c'è un modo di pregare illuminati dal lampo e c'è un modo di pregare quando il lampo non c'è. C'è un modo di pregare in cui tu puoi sentire la presenza di Dio nella tua vita, ora, non ipoteticamente, ma qui e ora, e c'è un momento della tua preghiera dove questa esperienza è assente. Può sforzarsi, dice Sor Faustina, quanto vuole e imporsi di pregare come faceva prima, sarà tutto inutile. Eh sì, perché non viene da te, non è roba tua. Non basta che tu dica adesso è iniziato l'anno, mi sono preso il proposito, adesso mi metto in ginocchio tutte le notti dalle 3 alle 4 e mi metto lì e adesso prego nostro Signore, vedrai che nostro Signore mi parla. Sì, tu ci puoi provare, ma se lui non si rende presente, perché in quel momento non è il momento suo. I momenti li decide il Signore. La presenza di Dio è come la carità che San Vincenzo de Paoli dice. San Vincenzo dice: la carità si compie quando Dio vuole e come Dio vuole, non quando vuoi tu e come vuoi tu. Mai mettersi dinanzi alla provvidenza. E così anche per noi. Magari noi abbiamo passato una settimana di esercizi spirituali tutti infervorati e non è successo niente. Vai a una messa ordinaria, magari con un prete un po' sciancato, con pochi fedeli, non particolarmente affascinante, ma in quel momento il Signore arriva. Diviene assolutamente impossibile continuare a pregare come faceva prima di aver ottenuto quella luce. Tale luce che ha colpito l'anima è viva in lei e nulla può soffocarlo né parzialmente oscurarla. Questo lampo di conoscenza di Dio trascina la sua anima e l'infiamma di amore per lui. Bello conoscere Dio, ma attraverso le sue prerogative, potremmo definirle. Conoscere Dio attraverso il suo modo di rivelarsi a noi. A volte sentiamo Dio come misericordia, altre volte come forza, altre volte come speranza, altre volte come consolazione, altre volte come liberazione, ma è sempre Lui. Ma contemporaneamente, quello stesso lampo fa conoscere all'anima chi essa è e vede tutto il suo intimo in una luce superiore e si alza inorridita e spaventata. Vale a dire, quando Dio si rende presente, essendo Lui luce, cosa succede quando io accendo la luce? Arrivano le ombre, per forza. Quando Dio entra nella mia vita, io vedo me stesso, vedo la verità di me stesso, vedo dove sono mancante,
e mi inorridisco perché non posso più stare nell'ombra. Se c'è una cosa che l'uomo realmente vuole vivere nella penombra, non nel buio più completo, perché il buio lo spaventa, ma nella mezza verità, nel verosimile, nel compromesso, nel sì ma dai tutto sommato, nel fin qui dai posso arrivare, dai che male c'è, lo fanno tutti, dai il Signore buono capisce. In queste mezze verità, in queste mezze parole, quando Dio si rende presente in te, tu ardi d'amore per Lui, e se ardi d'amore per Lui non c'è altro amore che può coesistere nel tuo cuore, che non sia un amore ordinato a Lui, che non sia un amore bello e armonioso. E tutto ciò che invece è disordine, tutto ciò che non è armonia, tutto ciò che non funziona, che si inceppa, viene fuori. È l'esempio classico dell'arare la terra. Quando tu ari la terra farà resistenza, assicuro. È faticoso arare la terra. E quando tu la scavi, la terra tira fuori ciò che essa nasconde, e spesso nasconde macerie, pietre, radici, rifiuti. E più tu vai in profondità, più emergono, ma è necessario che emergano, perché solo così il contadino può rendere la terra feconda, perché deve liberarla da tutto ciò che impedisce al seme di prendere radice e portare frutto. Non rimane però in quello spavento, ma incomincia, guardate qui, a purificarsi, a umiliarsi, ad abbassarsi davanti al Signore, e quelle luci sono più forti e più frequenti. Quanto più l'anima diventa limpida come il cristallo, tanto più quelle luci sono penetranti. E certo, perché il problema non è se fuori splende il sole, il problema è che se il vetro di casa tua è lercio, fuori ci può essere un sole che spacca le pietre, ma dentro di te c'è il penombra. Ecco perché abbiamo bisogno di pulire, di purificarci, di umiliarci, di abbassarci davanti al Signore. Attenzione, è sempre davanti al Signore, mai dinanzi alla nostra debolezza e fragilità. Non è nessun ripiegamento mortificante e inadatto al nostro spirito, ma è la volontà di dire: Signore, tu sei tutto, tu sai che ti voglio bene. Tu sai che ti voglio bene nonostante io sia un traditore, nonostante io sia un infame, nonostante io non sia particolarmente fedele. Però, Signore, se vuoi tu puoi guarire. Signore, se vuoi tu puoi sanarmi. Signore, se vuoi tu puoi liberarmi. Perché io credo in te. Io so che tu sei misericordia. E la misericordia, amici miei, non è semplicemente una spugna che lava qualcosa. La misericordia è un ricominciare, perché siamo amati, amati gratuitamente, amati perdutamente, amati eternamente. Tuttavia, se l'anima ha risposto fedelmente e con decisione a queste prime grazie, il Dio ricolma l'anima con le sue consolazioni, si dona a lei in modo sensibile. Ecco il processo di conversione. Se l'anima si decide per Dio. Decidetevi per Dio. Non basta dire io credo. Anche il diavolo crede. Crede e trema, dice San Giacomo.
Cosa non fa il diavolo? Non si è mai deciso per Dio. Lucifero dice: non serviam, non servirò. Maria invece risponde: ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore. Bisogna decidersi per Dio. Non basta neanche prenderlo sul serio, bisogna decidersi. È un punto di non ritorno. E quando tu lo fai, Dio entra nella tua vita. L'anima a momenti entra quasi in rapporti di intimità con Dio. Guardate che usa espressioni molto forti, e gioisce enormemente, ritiene di aver già raggiunto il grado stabilito di perfezione, perché gli errori e i difetti sono assopiti in lei ed essa pensa che non ci siano più. È quello stato di pace che noi sentiamo. Oh, mi è mai capitato di andarmi a confessare una volta, almeno una volta nella vita, e uscire dal confessionale non solo sereni, ma in pace. Oh, finalmente ho trovato misericordia. Niente le sembra difficile, è preparata a tutto. Comincia a immergersi in Dio e a gustare le delizie del Signore. È trascinata dalla grazia e non si rende affatto conto di ciò, del fatto che può arrivare il tempo della prova e della lotta, e in realtà questo stato non dura a lungo. Cari, voi vorreste già vivere il paradiso in terra, ma ahimè, finché non siamo in paradiso, qui dobbiamo un po' tribolare. Eppure il Signore non ci lascia semplicemente nella prova, non ci abbandona semplicemente nella lotta, ma ci dà alcune stoccate di grazia, potremmo dire certe chiamate di Tabor, quando Pietro, Giacomo e Giovanni sono saliti sul monte con Gesù. E Gesù si trasfigura dinanzi a loro e loro rimangono senza parole, nonostante Pietro abbia paura, dice: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Pietro non vuole più scendere dal monte, gli fa paura a Gerusalemme, fa paura a ciò che il Signore gli dice: io verrò preso tre giorni, verrò colpito e messo a morte. Non vorrebbero mai più discendere, eppure devono farlo. Ebbene, nella nostra vita ci sono dei momenti di grande grazia, ma che ci preparano al dono più grande, che è la croce. E dice l'imitazione di Cristo: ovunque tu vai, la croce ti aspetta, e quindi imita il Signore Gesù crocifisso. Ed in realtà questo stato non dura a lungo. Verranno altri momenti, ma debbo ricordare che l'anima risponde più fedelmente alla grazia di Dio se ha un confessore illuminato e al quale confida tutto. Chiudo con quest'ultima frase. Nel nostro processo di conversione non dobbiamo stare soli. Io ve lo ripeto, trovatevi una guida spirituale, un buon confessore è già un buon passo, un direttore spirituale e sarebbe meglio. Le due cose non è detto che debbano coincidere. Se è possibile, sì,
ma non è detto. A lui raccontate tutto, pregate per lui, perché sia guidato dal Signore. Se vi siete decisi per Cristo Gesù, la sua grazia vi inonda e fa della vostra vita un prodigio e tira fuori quella ricchezza che neanche sapevate di avere, perché Dio ha più fede in voi di voi stessi, perché Dio sa che voi siete dei santi, nonostante le fragilità, le cadute e i peccati. Perché Egli sa che dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, e a ciascuno dona misericordia e pace. Ma in quella misericordia e in quella pace io fiorisco, do il meglio di me, perché mi sento amato, perché imparo ad amare. Il Signore ci aiuti ad avere questa prospettiva. Prossimo lunedì affronteremo il secondo passo, la prova, la tribolazione e l'opera del nemico.